Quanto tempo, miei cari scuri, che non facevamo le nostre bellissime battaglie epiche. Ed eccoci qua, tornati, ma prima ricordatevi a tutti quelli non iscritti di iscrivervi qui in questo canale, perché siamo ancora troppo pochi per affrontare nemici veramente temibili. Bene, è giunto il momento di andare a vedere in quanti siamo diventati. Oh, eravamo 767 e ora siamo 889 scuri. Grazie a tutti di cuore. Vorrei simulare questa battaglia in modo totalmente diverso, narrarla in modo diverso, quindi non vedrete la mia faccia durante il combattimento. Oggi si affronteranno 889 scuri contro 1600 orchi. Vediamo se questo tipo di nuovo video vi possa piacere. Altrimenti scrivetemi nei commenti cosa posso fare per renderlo più accattivante. Ed è proprio lì, nel piccolo paese di Greer, che si sta per affrontare una delle battaglie più dure che gli scuri possono mai affrontare. Ehi Luigi, ma che ci facciamo qui? Zitto Mario, non so cosa ci facciamo qui. So che dobbiamo combattere contro degli orchi. Ehi, guarda laggiù quanta bella carne. Stasera bistecche. All'attacco! Nonostante la marcia degli orchi facesse tremare la terra, i nostri scuri erano pronti a dar battaglia. Carne! 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 Forse gli orchi ci avevano sottovalutato. Si aspettavano dei semplici umani e non gli scuri. Gli orchi però erano molto più numerosi e causavano anche loro morti tra le file degli scuri. No, Luigi, no! Urlò Mario, notando il corpo dell'amico a terra esanime. La battaglia sembrava non terminasse mai, quando ad un tratto, dall'alto di una finestra, Luigi, Mario, è pronto la pasta! Ma l'ignara vecchietta non poteva sapere che Luigi ormai non era più fra di noi. Proprio in questo momento sembra che gli orchi debbano averla vinta, ma ad un tratto tutto cambia. Come baffati da quella vecchietta, gli scuri iniziano a combattere. Il buff della pasta è molto potente fra di noi. Gli orchi incominciano a cadere come mosche. Evviva, è pronta la pasta! Si sente urlare fra le file degli scuri. Per Luigi! Urlano altri. Che la pasta sia con te! Urlò un altro che sicuramente doveva appartenere a un altro universo. Gli attacchi degli orchi ormai si rivelavano vani e fiacchi. In men che non si dica, il numero degli scuri era più alto di quello degli orchi. Poi, a far dare il colpo di grazia a noi scuri, a renderci veramente brutali, vi fu la notizia dell'aumento della bolletta, della luce e del gas. Già eravamo abbastanza incazzati per il prezzo delle merci nei supermercati. E dai, almeno prima di morire il sangue in bocca, no? Basta, Sparta! Anono scuri! Con quell'urlo fastidioso giunse pure la fine dell'esercito degli orchi. Un esercito che aveva razziato e impoverito i villaggi vicini. Ecco, spero vi sia piaciuta la battaglia che abbiamo vinto, perché stiamo crescendo di numero, quindi iscrivetevi. E vorrei renderle così un po' più comiche, un po' più divertenti, perché sennò il gioco sarebbe solamente monotematico, nel senso c'è la battaglia, punto e basta. Magari così diamo un po' di pepe e un po' di fantasia alle nostre avventure.